Tutti siamo peccatori. Profittiamo questo momento che viene e varchiamo la soglia di questa misericordia di Dio che mai si stanca di perdonare, mai si stanca di aspettarci, ci guarda, è sempre accanto di noi. Coraggio, entriamo su questa porta. Il Giubileo significa la grande porta della misericordia di Dio, ma anche le piccole porte delle nostre chiese aperte per lasciare entrare il Signore o tante volte uscire il Signore prigioniero dalle nostre strutture, del nostro egoismo e tante cose. Così Papa Francesco, nella catechesi dell'udienza generale, ha parlato del Giubileo della Misericordia ormai vicino, invitando la Chiesa, le famiglie e tutti i fedeli ad aprire la porta del nostro cuore per ricevere tutti, sia il perdono di Dio o dare il nostro perdono e accogliere tutti quelli che bussano alla nostra porta. La Chiesa è la portinaia e non è la padrona della casa del Signore e non chiude la porta in faccia a nessuno, ha aggiunto il Pontefice, con la scusa che non sei di casa. Non dobbiamo togliere la fiducia, ha spiegato, a chi non ha più il coraggio di bussare alla porta del nostro cuore cristiano, alle porte delle nostre chiese. Noi stessi, ha concluso il Papa, siamo i custodi e i servi della porta di Dio, che è Gesù. Al termine dell'udienza, il Pontefice ha ricordato la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, che ricorrerà il 20 novembre, chiedendo di vigilare sulle condizioni di vita dei fanciulli, specialmente dove sono esposti al reclutamento da parte di gruppi armati. E in vista del 21 novembre, festa della presentazione di Maria al Tempio, ha ringraziato il Signore per il dono degli uomini e delle donne che nei monasteri e negli eremi hanno dedicato la loro vita a Dio.